Francesco Patanè. Eccoci. Ciao! Come stai? Bene, grazie. Te come va? Ecco. Bene, bene, grazie. L'abbiamo fatta. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che si stanno unendo a questa diretta. Ti Buongiorno. mangio il cuore da oggi nelle sale. Adesso ne parliamo con il giovane protagonista di questo film. Quanti siamo? 13. Ok, direi di partire. Andiamo. Ah, ci sono dei saluti anche per te. Ciao. Ah, sì, ok. Va bene. Allora, pubblico delle interviste della DEA, direi di cominciare. Benvenuto Francesco Patanè, Grazie, una grazie. giovane rivelazione artistica della nostra bella Italia. Dopo il cattivo poeta per il quale è stato candidato ai Nastri d'Argento come miglior attore non protagonista per lo stesso film, anche vincitore del premio miglior attore al Magna Grecia Film Festival della mia Catanzaro, oggi Francesco Patanè presenta Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, che è stato in concorso alla Biennale di Venezia quest'anno e che è finalmente nelle sale oggi. Benvenuto. Grazie, grazie. Sono molto emozionato all'idea che il film finalmente esca in sala. È un giorno importante, un giorno particolare, sono molto teso anche. Sono progetti tuoi, insomma, densi di significato anche con una bella Sì, fotografia. assolutamente sì. Infatti, sono, visto che dice il plurale, sono entrambe opere d'arte. Che mi permetto di chiamare così, proprio opere d'arte con delle immagini importanti. È sempre un'emozione. Per me è nuova comunque perché è solo il secondo film, quindi è un'emozione strana pensare che qualcosa a cui hai dato veramente il cuore diventi di qualcun altro. Mi ricordo l'anno scorso questa esperienza, la sera del debutto, diciamo, dell'uscita in sala del film, che avevo sentito proprio questo senso di staccamento, come se il cordone ombelicale si staccasse, cioè hai creato questa roba, hai partecipato a questa cosa e improvvisamente va da sola. Improvvisamente non è più tua e quindi è una stranissima sensazione, strana. Questo film l'hai girato quanto tempo fa, più o meno? Tanto abbiamo girato da ottobre a dicembre del 2021, quindi ormai è quasi un anno che abbiamo cominciato. Sì, in questo periodo venivo confermato, più o meno in questo periodo iniziavo a essere vicino all'inizio, quindi è strano ricordarlo. Sono 2 giorni che mi visitano un sacco di immagini perché è stato veramente un viaggio importante, quindi sono giorni e notti soprattutto in cui mi ritornano dei ricordi importanti di quel periodo. È un viaggio importante, tu sei di Genova, no? L'avete Sì. girato in Puglia, nel Cattivo Poeta Sì. c'era la nave Puglia, adesso siamo proprio in Puglia. Esatto. Sì, è un posto completamente altro da quello in cui sono cresciuto, anche per dinamiche. Poi Foggia, la provincia e il Gargano è a sua volta un mondo nel mondo, nel senso che non è la Puglia di Bari, per esempio, è una Puglia particolare, è un posto a sé, quindi è proprio molto lontano da quello che conoscevo. Infatti, lavorare su questo personaggio è stato in primo luogo entrare in un'atmosfera diversa, diversa completamente. Non ci posso fare, non ce l'avete creature. 80.000 e t'ho servita. La Madonna è la nostra. L'accento l'hai dovuto imparare proprio appositamente per questo ruolo, oppure avevi già una formazione comunque del Teatro Stabile di Genova in cui hai masticato vari dialetti? Ma in realtà la formazione dello Stabile di Genova ti prepara ad essere un po' malleabile su tutto, quindi sei abbastanza pronto a fare qualsiasi cosa ti venga chiesto. E questa è una grande formazione, infatti è una grande ricchezza. Però il foggiano ovviamente non so quanti lo mastichino al di fuori di Foggia, e quindi è stato proprio un viaggio nuovo. Poi il foggiano, lo dico sempre, grazie a Dino La Cecilia, il mio coach di dialetto, che è un personaggio anche importante nel film. L'ho conosciuto grazie a lui, è un dialetto con delle sonorità uniche, particolari, gutturali, Sì, quindi. guarda, parli a una che conosce perché sono mezza pugliese, quindi Okay. Sì, ma non tra mi l'altro anche sento. tra Bari e Foggia sembra che parlino 2 lingue diverse, ma Oh tra no, è l'altro anche sul vero. Gargano sembra ogni paese in cui vai parla una lingua diversa. Infatti, in preparazione, quando. Non so se posso dirlo, vabbè, lo diciamo. Quando si stava ancora scegliendo che tipo di dialetto fare, perché poi se la faida è ambientata in un posto piuttosto che un altro, cambia completamente la sonorità e
Si stava decidendo e quindi abbiamo un po' conosciuto le varie parlate di Peschici, di San Nicandro Garganico, di Torre Maggiore, ed erano tutte delle lingue diverse, proprio dei modi di risuonare completamente diversi. Quindi alla fine hanno optato per Foggia, abbiamo scelto Foggia, il foggiano, che era ancora un'altra cosa rispetto a quelle che avevamo sentito, quindi un viaggio profondo. La sinossi, insomma, è uscita e quindi la gente un po' sa di cosa parla il film. Vogliamo parlare proprio del tuo personaggio Andrea, cioè fare un po' una storia di questo personaggio per capire anche meglio prima di andare al cinema? Ci stavo riflettendo qualche minuto fa proprio, ripensando alle immagini del film che io ho visto a Venezia. Io credo che come nell'amore, alla fine l'incontro fra una persona e un'altra persona generi una terza cosa. Quindi io ho letto e studiato il personaggio e l'ho conosciuto e poi l'ho incontrato attraverso di me, facendolo passare per le mie esperienze, per la mia pelle. E credo che il risultato finale sia ancora una terza cosa, quindi sia proprio un ibrido, un risultato che è difficile per me da definire, perché mi sembra di vedere me stesso o di vedere il lavoro che ho fatto, nel senso le ricerche che ho fatto e che ho voluto raccontare. Ma credo che in realtà il risultato sia una terza cosa, che non è né quello che volevo fare né quello che volevano che facessi. Penso che poi il risultato sia Andrea Malatesta, cioè è successo. Quindi è difficile parlarne. Beh, per rispondere alla domanda, che non voglio fare il vago, il personaggio fondamentalmente è un giovane, Sì. giovanissimo, incosciente in qualche modo, che dovrebbe essere figlio di un boss e quindi avere al di là del giudizio, una responsabilità anche solo su un territorio, nella sua famiglia, anche perché poi in questo tipo di mentalità mafiosa il figlio diventa poi l'erede al trono in qualche modo del clan, quindi lui sa benissimo che dovrà diventare un giorno capofamiglia, che avrà delle responsabilità. E lui in qualche modo cerca di ignorare in tutti i modi possibili questa responsabilità, tant'è che finisce per fare proprio quello che una delle uniche cose che non dovrebbe fare, ovvero riaccendere la faida. E il modo per riaccenderla è offendere la famiglia rivale. E lui la offende rubando la moglie al boss rivale, che è una cosa che in qualsiasi contesto non va fatta, in un contesto mafioso soprattutto. È un motivo più che valido per spargere sangue fino alla fine della famiglia nemica, proprio, cioè che non si estinguerà la vendetta finché non verrà estinta la famiglia che ha offeso. E lui, quindi, da questa prima parte, poi diventa lo stesso personaggio incosciente e giovane nel modo più irresponsabile e frenetico della gioventù, lo diventa anche poi nella seconda parte, quando prova a diventare l'attore, nel senso di colui che agisce questa faida. È un amore proibito, è stato definito così alla Biennale, la storia di un amore proibito. Mi sa proprio che te li vai a cercare col mirino, perché anche nel Cattivo Poeta c'era purtroppo un amore che iniziava bene, ma che poi purtroppo terminava con il suicidio di lei per altre dinamiche. Insomma, è stato un bel film anche quello, l'ho voluto rivedere ieri sera proprio, perché avevo già inquadrato che quel progetto lì, con la tua interpretazione, ti avrebbe portato lontano. L'ho scritto anche nella... Sì, assolutamente. Proprio una bella prova d'attore. Lina! Sono Giovanni, Lina! 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 E a tal proposito ti volevo chiedere,
Questo film, allora lì c'era proprio un balzo nel tempo, ai tempi del Fascio e di D'Annunzio. Qui abbiamo una fotografia in bianco e nero. Se, non lo so, ti fosse capitato di essere diretto da un regista del passato, chi sono le tue icone artistiche del passato, da chi ti saresti fatto dirigere? Beh, Fellini, proprio, io ricordo 8 e mezzo, per me 8 e mezzo è proprio un capolavoro, una pietra miliare proprio, quindi direi di sì. Poi ognuno ha dato il suo, però 8 e mezzo, ogni volta che lo vedo mi parla molto, sì. Quando è nato questo amore per Fellini? No, ma io non ho un amore, cioè, stimo e mi piace Fellini, ma non ho amore è qualcosa di viscerale, che copre poi un percorso. Ho amore per altri registi. Per Fellini ho più una passione, però specifica di alcuni progetti. Per esempio, 8 e mezzo mi è arrivata tanto, mentre altri magari mi riconosco il capolavoro, ma non mi arrivano. Invece una cosa che ti mangia il cuore oltre alla recitazione? La lettura molto, la lettura mi prende tanto, sì, prende anche tanto tempo, tra l'altro, perché leggerai sempre. Dai, consigliami un libro. Guarda, io ho scoperto, grazie a un'amica, Le particelle elementari, mi pare si chiami, di Houellebecq, di Michel Houellebecq, e da lì ho scoperto Houellebecq, che è questo autore francese contemporaneo incredibile, che ha la capacità di prevedere i tempi in una maniera molto distopica, ma iperreale, quindi lui è stato una grande scoperta. Poi leggo un po' qualsiasi cosa, mi stavo guardando verso la mia biblioteca di libri, però ce ne sono tanti, non saprei, mi piace un po' tutto. Vediti regista per un attimo. Dimentica l'attore. Ok. Che storia metteresti in scena? Ma sai che forse Houellebecq è uno di quelli che metterei in scena, perché è ipercontemporaneo, quindi racconta comunque il mondo com'è. Quindi non. Però racconta. Io adoro, visto che Paul Thomas Anderson come regista, io penso che sia forse quello che più mi arriva, ecco, se mi parli di passione, di amore. E lui ha questa bellezza, secondo me, di riuscire a entrare dentro l'animo umano del protagonista, dei protagonisti. Senza pietà in qualche modo, cioè ci va proprio dentro e te lo restituisce per com'è. E quindi con Houellebecq si può raccontare sia un contesto che un essere umano fino in fondo. Quindi forse farei questo, farei uno dei suoi romanzi. Invece, guarda, ti faccio questa domanda qui. Non so negli ultimi tempi se hai guardato, avuto modo di guardare un lavoro che ti è piaciuto proprio tanto dell'estero e che magari, non lo so, ti sarebbe piaciuto entrare in quel cast lì. Se avessi la possibilità di scambiarti con un attore, con chi ti Ah, scambieresti? no, non mi scambierei. Io credo che l'attore è bello che sia, cioè che penso che il personaggio sia solo l'attore che lo fa, non potrebbe essere scambiato con nessun altro. Però mi è piaciuto molto Mank, un film che sta su Netflix adesso con Gary Oldman, anche quello in bianco e nero, tra l'altro, che è un film complicatissimo. Cioè, la prima volta che l'ho visto non ci ho capito niente proprio. E poi l'ho rivisto e Gary Oldman è incredibile, è meraviglioso e il film racconta una Hollywood degli anni, diciamo di una Hollywood che non conoscevo, da dietro le quinte, capito? Orson Welles, un po' di quel mondo dietro al mondo che amiamo tutti, e quindi è stato un film che mi è arrivato tanto. Un'epoca che ti piacerebbe poter vivere. Poter vivere, bah, quello che mi ricordo chi dice che viviamo nel migliore dei mondi possibili, quindi forse questo. No, però per alcune cose mi sento anche poco contemporaneo come tipo di attore, quindi forse andrei indietro, ovviamente, o in avanti, non lo so. Mi immagino anche raccontare un futuro in cui si assomiglia molto a quello che è già stato, quindi non saprei dirti un'epoca specifica, precisa. Nell'attualità Venezia c'è stata da poco, Sì. non so se tu hai avuto modo di guardare gli altri progetti, oltre comunque Ti mangio il cuore perché gli altri facevi il tifo. Ah, io facevo il tifo per Colin Farrell, al di là e quindi sono contentissimo che abbia vinto la Coppa Volpi, perché per me è proprio uno degli attori più forti che abbiamo al mondo. Incredibile, l'ho amato da True Detective, The Lobster, ha fatto delle interpretazioni meravigliose. E infatti mi è dispiaciuto che sono rimasto a Venezia solo i giorni in cui ho
ho presentato il film Ti mangio il cuore, quindi non ho potuto vederlo e dovrò aspettare fino al 2023, penso, per vederlo in sala. Quindi è un incubo, speravo uscisse subito, invece no. Vabbè, noi abbiamo aspettato finora per questo film e credo sia bellissimo già dalla fotografia, ragazzi, andate a guardarlo, vado anch'io, quindi mi raccomando, vedo i cuoricini che arrivano. Ecco qua. Sul set un aneddoto che insomma vorresti raccontare che non hai mai raccontato finora? Io mi ricordo una volta che abbiamo avuto una settimana in cui hanno condensato le scene d'amore, le scene di violenza, tutte in una settimana. E mi ricordo che è stata una settimana folle, veramente folle. E al venerdì mi ricordo che parlandoci con Pippo a cena, io ho proprio detto: io non ho fatto il militare, perché non ho fatto il militare, però ho fatto Ti mangio il cuore. Quindi mi ricordo che lui era d'accordo, perché sono stati dei momenti veramente al limite dove dovevi dare tutto con un ritmo abbastanza frenetico, perché poi non c'era tanto tempo, perché è un film che vedrai, è molto dinamico, molto lungo, tante ambientazioni e abbiamo girato relativamente in poco tempo, quindi non c'era tanta possibilità di sbagliare. E quando devi raccontare quelle cose lì forti, non dico in buona la prima, ma quasi, c'è un ritmo interno che è proprio frenetico. Quindi questo è stato un pochino poi il fil rouge che ha legato sia tutto il nostro rapporto sul set, ma anche prima. E tornando a Sergio Castellitto, che è magistrale, sul set del cattivo poeta. Cosa senti di aver imparato da lui? Nel senso, il più grande insegnamento che ti ha potuto lasciare, proprio a livello sia umano che artistico? Sia a livello umano che artistico, proprio l'umiltà che ha Sergio nell'approcciarsi al lavoro, il rispetto della gerarchia lavorativa, che è una cosa che mi piace molto, nel senso che se il regista è quella persona lì, è quella persona che ha l'ultima parola, a cui spetta l'ultima parola, non importa il numero di film che tu abbia fatto. Quindi, e lui questa cosa la incarna perfettamente, nel senso mi ricordo che alcune scene era proprio il primo a volerla rifare per raccontare quello che il regista voleva raccontare precisamente, e al tempo stesso per una grande forza propositiva, creativa. Quindi è un grande artista, è una grande personalità, una grande persona. Quindi è stato un incontro veramente molto, molto importante, molto. Anche per me oggi è un incontro importante, voglio dire, è un attore giovanissimo, con curriculum vitae che ho scritto, può andare davanti al re. Grazie No, sono contenta di questo, a te, sono grazie. contenta. Guarda, io ti congederei a questo punto, mi è piaciuta Tesoro. questa conversazione. Grazie, grazie. Grazie a te, grazie. Di consueto io chiedo sempre all'ospite di fare un saluto alle interviste della Dea. Io, ragazzi, mi raccomando, andate al cinema oggi, nei prossimi giorni, quando volete, ma andateci. Andiamo tutti a guardare Ti mangio il cuore. Sì, faccio un saluto quindi, posso salutare? Dai. Grazie, io ti ringrazio per avermi intervistato, volevo salutare tutti quelli che hanno partecipato a questo film, quindi le maestranze, tutta la troupe, perché è stato veramente un film in cui abbiamo dato tanto, tutti quanti, non c'è stato un momento in cui qualcuno di noi aveva le scarpe pulite, eravamo tutti sporchi di fango, tutti, letteralmente. Quindi è un film che se arriva, e penso che arriverà, spero che arrivi, arriva da parte di tutti noi, quindi è un saluto che faccio a tutti loro. Grazie, Grazie. grazie Francesco, grazie a tutti quanti Grazie. e ci vediamo presto. A presto. Buona giornata. Ciao. Ragazzi, se vi è piaciuta questa intervista, seguitemi sul mio profilo Dealiano, vedrete delle nuove interviste presto e troverete la replica di questa intervista sul mio canale YouTube. Quindi sarà completa di montaggio, quindi vedrete tutto presto. Grazie di averci seguiti e di nuovo andate al cinema. Ciao ciao!